Oh, c'è un intruso. Ogni tanto qualche parassita ci vuole. Compare. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao, 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 ciao Teo. Siamo alla decima puntata della botteguccia dei sigilli. Decima. Abbiamo il primo giro, cazzo, siamo già alla decima. Questa sera parleremo del mitico Ted Bundy, che è un argomento mai troppo approfondito, però c'è qua Luca perché è una serata speciale per altri motivi, o no? Anche per sì. Altri motivi. Sì, sì, infatti ho fatto questa... Faccio questo cameo, questa comparsa, perché questa sera festeggiamo il terzo compleanno di Ground Zero Cenno. Infatti siamo partiti esattamente il 9 novembre del 2020 in una serata con... mamma mia, sai che mi dimentico? Torella, come si chiama di nome? Sandro Torella. Ok. Che abbiamo parlato tra l'altro di teatro, di cinema, di arte. E quindi... è anche abbastanza, diciamo, compatibile con quello che fai tu qui alla botteguccia. E ecco, quindi volevo un attimo anche presentare questa serata, perché mi sembrava, insomma, doveroso esserci, ecco, per chi, insomma, si collega questa sera anche, non so da quanto tempo seguono il canale, se lo seguono da quando esiste la botteguccia, da un anno, da due anni, dall'inizio, chi lo sa, o addirittura da prima che esistesse Ground Zero Channel, perché io avevo cominciato già qualche mese prima. E che dire, io non posso fare altro che innanzitutto ringraziare te per il lavoro che stai facendo, perché è veramente enorme e contribuisce ad aumentare il livello di cultura in questo canale. E naturalmente devo anche ringraziare tutti coloro che in questi tre anni ci hanno aiutati e hanno partecipato e partecipano ancora, anche se magari le persone non li vedono. Sto parlando di Nello, sto parlando di Matteo, tutti quelli che sono passati per il canale, sono passate veramente tantissime persone: Valeria, Maria, Francesco, Walter all'inizio, e mi dimenticherò sicuramente di qualcuno, Mike, che tra l'altro passa molto spesso anche a trovarci su Underground Zero, poi Bizza Kira Santiago, insomma tantissimi, poi tanti artisti, insomma. Mi vogliate scusare se per tutti coloro che mi sono dimenticato di citare, magari mi verranno in mente nel corso della serata e magari romperò a dirtelo. Ecco, Teo, che dire? Io sto facendo intanto una... Ciao a tutti! Di saluti che ci stanno facendo, e grazie a tutti di essere con noi, insomma, per essere con noi, perché è veramente una serata speciale, al di là dei contenuti che saranno molto interessanti, è sicuramente una serata particolare, ecco. Perché parleremo, insomma, di un personaggio che chi non conosce Ted Bundy, ecco. Però forse l'analisi che sono solito fare e che stasera spingerò un po' più avanti in relazione a quello che è la capacità, la disposizione di voler condannare, ecco, certe persone magari nella stessa maniera, con la stessa mancanza di misericordia, ecco, che hanno distribuito in giro per il mondo questi personaggi, sarà ancora più evidente, poi con qualche incursione anche nella psicologia, insomma qualcosa di interessante. Oh. Cos'è? Ti avevo detto di mettere silenzioso te. Ma non è il cellulare. È lui sta dicendo, è lui, non è subito, beh, non così non subito. possiamo farlo attendere più di tanto, meglio che rispondi, va. Sì. Dopo non si incazzi come l'ultima volta. Pronto? No, vabbè, questa è sì, di solito sì, va bene, bisogna rispettare, no, per carità, va bene, io Mi piego alle esigenze del mercato, come la mia ballerina appena pubblicata che si piega alle esigenze del mercato per fare l'influencer, quindi va bene, la metto, ti posso dare del tu come al solito, ti metto subito in comunicazione. Ok, eccoci qua, abbiamo Lu.
abbiamo Lu, ovviamente, avevate intuito, ha chiamato lui. Eccoci qua. Vai Lu! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Ground Zero. Happy birthday to you. Contenti, ragazzi. Buonasera a tutti. Ciao, Luca. Che piacere, come state? Tutto bene? Non vedevo l'ora di farvi fare, insomma, gli auguri anche da qualche mia amica qua giù. Tutto bene? Ma tutto bene, Lu. Cioè, gli auguri, io credo che, voglio dire, Luca ti ha sentito e non potevamo avere auguri più sentiti, ma c'hai tutto il tuo, insomma, tutto il tuo ambaradan, tutto il tuo harem lì dietro che parla con te. Sì. No, no, aspetta un attimo, Lu, aspetta. Luca, tu mi avevi detto che, avendone l'occasione, volevi fare una domanda, no? Cioè, volevi sì, chiedere... sì, sono un po' imbarazzato, te lo dico, perché per me, insomma, mi è già capitato, insomma, di essere in diretta insieme a te e con Lu. Non capita tanto spesso, poi ci parli di più tu. Però, se mi permette, vorrei chiedergli cosa ne pensa di questi 3 anni di Ground Zero, se ha avuto modo di guardarli, insomma. Ha detto cosa ne pensi di questi anni di Ground Zero. Ah, l'hai sentito? Sì, perché io mi dimentico sempre che in realtà lui non serve a un cazzo il telefono, però appunto. Nella realtà dei fatti... Vabbè, ok, va bene, dai, va bene, eccoci qua. Andiamo. Ma guarda Luca, il vostro lavoro mi ha entusiasmato, devo dire. Poi avete rimesso molti, diciamo, trogloditi o babbani, come mi piace questa parola babbano, al loro posto, devo dire la verità, ma del resto molta gente non capisce, non capirà mai tutto il lavoro che avete fatto all'inizio, ma tutto sommato è tutta gente che arriva, anzi stanno arrivando veramente alla grande qua giù da me, ne arrivano tanti, tanti, tanti ultimamente, quindi che devo dire, sul cappello! Giù il cappello, guarda, lo giù io, Lu, perché lui non ce l'ha, però insomma, grazie mille. Va bene, ok, va bene, sì, credo proprio che sia soddisfatto. Va bene, dai, fai un saluto. Oh, poi dobbiamo andare, dobbiamo parlare, appunto. Va bene, dai, ok, andiamo. Ma grazie a voi ragazzi di tutto veramente per l'ospitata anche stasera e vi ho fatto l'improvvisata, insomma, ma mi sembrava doveroso, ecco, in questa serata speciale. E poi bandi, le partite a scacchi che ci facciamo, altro che quel coglione di Napoleone, lui sì che è bravo a giocare. Dai ragazzi, torno giù nei miei appartamenti. Passate una buona serata e alla prossima. Alla prossima, Lu. Ciao, Lu. Va bene, ti saluto anche Luca. Dai, ciao, ciao. Grazie, ciao, ciao. Oh, beh, ma che onore te, questa non me l'aspettavo. Questa non me l'aspettavo, un'improvvisata alla grande. Beh, sono gli influssi della mia presenza che portano questa roba qua. Questo è senza falsa modestia, insomma, delle ottime frequentazioni tiriamo fuori da tutta questa situazione, decisamente. E, insomma. Ma guarda, io adesso non so se tu ti vuoi fermare, se vuoi rimanere in sottofondo, a me farebbe piacere che tu ti fermassi, vedi un po' tu, insomma, come preferisci, però prima di qualsiasi decisione, intanto volevo vedere subito, non abbiamo neanche incominciato a parlare. Volevo proprio dirtelo. Lo Stato non ha assassinato il Granduomo, ha reso giustizia alle sue tante vittime innocenti. Allora, intanto
Poi magari chiedo anche a Luca un parere su questo. Intanto, ovviamente il termine innocente o colpevole viene utilizzato in maniera soggettiva, in generale, sempre come tutti i nostri termini di catalogazione dell'essere umano. Questo non significa che le sue vittime non siano innocenti, ma è una parola che ha un valore che ha, come ha la parola grand apostrofo che potrei aver usato io, che ovviamente in questo caso è ironico. Per quanto mi riguarda, la mia posizione, Pisnel, ti ringrazio per la tua osservazione, ma la mia posizione rimane assolutamente ferma, cioè rimane sempre quella del fatto che lo Stato non può utilizzare il metter fine alla vita di un essere umano per fare che cosa? Per restituire un danno fatto, per riportare in vita qualcuno, per riappacificare lo spirito delle persone che hanno subito una perdita? Se tu riesci a dire sì a una di qualsiasi queste domande, sicuramente non siamo in sintonia. Però, rispetto alla tua posizione, secondo me non si può ammazzare una persona a priori, soprattutto a seguito di un processo. E ti dirò di più, una persona che è stata ammazzata a seguito di un processo deve attendere, magari per anni, in un posto in cui viene ingrassata come un maiale, cioè il braccio della morte americano, tenuta lì addirittura con accesso ai libri, alla televisione, a tutta una serie di cose cui normalmente non si ha accesso quando sei un detenuto normale, perché poi sei la capra o la pecora sacrificale per restituire un po' di sollievo al pubblico americano, che è un pubblico che adesso tra l'altro ti faccio vedere, perché guarda, sei arrivato giusto giusto, perché prima che Luca decidesse se rimanere in background o rimanere in background, ho una bella cosa da farvi vedere, perché ti voglio far vedere esattamente qual è il background sociale, culturale e di marketing in cui nascono i serial killer, in cui nasce questa cosa. Questo è, diciamo, una risposta un po' composita, ma mi becchi subito bello carico su una roba del genere, per cui secondo me ogni persona che viene messa a morte è una persona assassinata, e per di più una persona che deve attendere per essere assassinata, secondo me sta peggio di una persona che viene assassinata così, indipendentemente dalle motivazioni per cui viene assassinata. Questa è la mia posizione, eh? Non so, direi se... un inizio proprio, l'hai toccata piano e non potevi spiegarti meglio. Io direi, Teo, che possiamo partire con la sigla. Io posso tenerti compagnia fino tranquillamente alle 10:15, 10:20, perché dopo devo ritirarmi. E starò volentieri, insomma, ti chiederò anche delle curiosità, perché come ti ho detto, io Ted Bundy in realtà l'ho conosciuto tramite il film. Prima del film neanche sapevo chi fosse. Ah. E poi me li hai rievocato tu, insomma, quando abbiamo cominciato a preparare questo programma, ed era, insomma, forse uno dei primi nomi che sono venuti fuori. Beh, sì, perché probabilmente è utilizzato, diciamo, in termini anche pubblicitari in maniera eccezionale, anche perché lui non ha fatto niente per non diventare così celebre, insomma, facendo una serie di cose che adesso racconteremo. Io direi che possiamo partire con la sigla, Teo, e dopo a bomba. Andiamo con la sigla, andiamo. Ci vediamo fra 20 secondi. Ecco, un Ted Bundy che tra l'altro si vede nella sigla. Era lì, si vede sia nella sigla lunga, grazie al magnifico lavoro, insomma, di Dagon, come al solito. Certo. Lo ricordo anche troppo poco. E, tra l'altro, mi divertiva l'amico Andusias, perché vedo tra l'altro che io e lui abbiamo sicuramente in comune diverse cose, e lui lo sa, ma poi mi dice, insomma, infatti che spreco, alla fine neanche lo mangiano, viene trattato peggio del maiale. Sì, penso che sia meno buono da mangiare del maiale, anche se la carne umana dicono che sia sostanzialmente molto simile. Sì, molto simile. Però io in realtà abbiamo incominciato in varie maniere. Intanto mi verso un goccino di grappa, perché io ho già provveduto, scusami, sono andato avanti con i discorsi. Io ti dico salute, perché ne vale la pena. Questa sera, decimo anno, questa sera c'è chi la ricorda in un modo, c'è chi la ricorda in un altro, è la serata della notte dei cristalli.
è la serata in cui si provò un colpo di stato in Germania il nazismo, una serata insomma dai ricordi importanti, belli o brutti che siano. Ora volevo far vedere una cosa subito, perché visto che parliamo di Ted Bundy bisogna andare a vedere l'ambiente, il bell'ambiente in cui è nato e cresciuto Ted Bundy come tutti gli altri. Sei pronto, Luca? Perché ho preparato una roba, una cosina. Ok. Vai. Andiamo, ragazzi, andiamo a vedere. Anzi, salute. E andiamo con la civiltà americana. Thousands of people outside. You could hear them inside, even in the inner confines of the prison. Beh, complimenti naturalmente per il contributo che hai creato. Tu non me l'aspettavo, lo giuro, non l'avevo visto. E cos'altro c'è da dire? Se qualcuno non avesse compreso la situazione, non per dei deficit, ma perché magari non è immediatamente inquadrabile per alcuni, perché magari è allucinante, si tratta di tutta la folla che è arrivata a mettere assieme ai picchi 12.000 persone che sono state per 10 giorni a intonare cori, a fare barbecue, a urlare e poi a festeggiare per la morte di Ted Bundy, con le magliette, con tutto, poi vi farò vedere anche delle cose. Questa è la società americana che per tutta una serie di deficit sociali, di comunicazione, di educazione, crea anche gli abomini, crea le aberrazioni che chiamiamo mostri, che è facile chiamare mostri, e che poi ovviamente nel momento in cui vengono messi a morte festeggia, ecco, addirittura con i barbecue, scrivendo insomma it's Friday, era venerdì, quindi è giorno della frittura. La maggior parte delle persone, bambine con la maglietta il giorno della frittura. A me sembrava assolutamente, per la mia posizione, necessario incominciare così, non perché uno sia meglio dell'altro, come giustamente dice chi è meglio di chi, chi è peggio di chi. È proprio questo il punto. Il punto è: da dove nascono le aberrazioni? Perché non ci occupiamo di capirle, eventualmente di curarle, invece che mettere a morte le persone? A chi restituiamo cosa? Ecco, questo è ovviamente, io poi ci ho messo, insomma, l'ho fatto anche in velocità, non ero neanche sicuro di volerlo mostrare così, però poi l'ho trovato in una porzione abbastanza corta e ho detto Beh, poi sono immagini comunque pubbliche, le trovate dovunque. È quello che effettivamente è successo e quello che hai appena spiegato, un po' il leitmotiv che ormai qui a Ground Zero, e adesso hai protratto tu con la botteguccia, stiamo cercando di portare avanti. Proprio il commento di Amdusias è eloquente, insomma, chi è meglio di chi è peggio di chi, è esattamente lì che vogliamo andare, sì, a parare. Sì, esatto. E con quale diritto e con quale assoluta conoscenza si è in grado di dare una definizione al bene e al male, ammesso che siano due termini che siano alla portata degli esseri umani. Ecco. Poi si va, se si vuole, nel campo del capire come mai. Ecco. Perché sembra essere estremamente facile per gli esseri umani, in alcuni paesi di più, in altri di meno, però più o meno è uguale dappertutto, perché dai all'uomo la libertà di fare schifezze, le farà, eh? Cioè non è vero che
Lapponia piuttosto che in Texas sia meglio sia peggio, cioè è una questione di influenze culturali, di libertà plausibili, di permessi, ecco. Nel video Uomini Cammello, come scriveva Sabassardi, quando la vittima e il carnefice capiranno che stanno sullo stesso piano, il gioco finisce. Esattamente, il gioco finisce, anche perché il gioco di vittima e carnefice è fortemente radicato all'interno della società dei consumi, della società dell'alienazione, come ci diceva anche il Luna Bomber, insomma, della prima puntata, che nascono una serie di cose, che ha usato le bombe per motivi politici, non essendo un serial killer, ma spesso le cose nascono non certo per la, come dire, la soluzione più facile, che è quella che trovano anche un sacco di pseudopsicologi, e mi vanto di chiamarli così, pseudopsicologi, che ti dicono qualcuno nasce serial killer, qualcuno nasce killer, qualcuno nasce gay, qualcuno nasce... Io non sono mai stato d'accordo, lo dico anche in questo caso per l'omosessualità, semplicemente perché citerò anche uno psicologo che si è occupato di sviluppo dell'identità di genere per occuparsi anche del sadismo sessuale, quindi citerò anche quello poi dopo. È facile, ecco, trovare una soluzione di tipo genetico a queste cose permette di dividere la gente da una parte e dall'altra appena scesi dal treno. E anche di semplificare, probabilmente. Decisamente. Forse l'abbiamo già citata. Chi è che non conosce Scarface di Brian De Palma? Vi ricordate quella scena di Al Pacino che si alza tutto ubriaco al ristorante e guarda la società bene e li guarda e dice: voi avete bisogno di un uomo come me, perché potete puntare il dito e dire quello è un uomo cattivo, e voi come vi sentite più buoni mentre state mangiando fondamentalmente sui soldi fatti anche sul traffico della mia cocaina, fate schifo quanto me, l'unica differenza è che io sto zitto, per quanto io sia un essere umano di merda sto zitto mentre voi giudicate. Ecco, questo è il punto, l'estremo è mettere a morte le persone. Sì, intanto stanno arrivando anche dei commenti interessanti, però Teo, a me piacerebbe vedere questo personaggio, riusciamo infatti, a vederne la faccia, perché altrimenti andiamo veramente lunghissimi. Allora, ecco. La prima foto ho messo questa perché non so perché, ma mi richiama per qualche motivo Jack Nicholson. Non che assomigli a Jack Nicholson, ma non so, ha qualcosa di Tim Burtoniana questa foto. Sì. Almeno per me. Sarà la forma del capello, forse. Sì. Non so. Lui è sempre stato un personaggio piuttosto ordinato, personaggio sempre, cioè per la maggior parte delle casalinghe americane prima della che fosse provata la colpevolezza, Ted Bundy era uno dei fidanzati d'America, cioè sarebbe potuto sembrare un perfetto fidanzato per le loro figlie. Anche perché, tra l'altro, si trattava di una persona che, oltre ad avere una grandissima intelligenza, una grande capacità di comunicazione, era anche una persona che si era introdotto, insomma, in una carriera politica nel Partito Repubblicano abbastanza importante, un personaggio di tutto rispetto dal punto di vista dell'interazione esterna, ecco, nella vita esterna. Poi all'interno si agitava quel delirio che poi ai faciloni piace definire mostro, ecco. Penso che tutto venga utilizzato per alimentare il mondo duale dei contrapposti, oggi più di ieri. Guarda, credo che tu non possa trovare né me né Luca più d'accordo su questo, che assolutamente. Ragazzi, adesso lasciamo un attimino indietro, perché sennò non riusciamo neanche a incominciare. Dopo andiamo a scorrere gli interventi e vediamo di dare un parere. Allora, Theodore Robert Bundy. In realtà Theodore Robert Bundy nasce Theodore Robert Cowell, ovvero nasce fuori matrimonio negli Stati Uniti, che nel 1946, anno della nascita, era ancora qualcosa di
estremamente inaccettabile dal punto di vista sociale, forse probabilmente più inaccettabile nelle zone di provincia americana che forse in certe zone di provincia americana, io questo non lo so, però mi piace fare insomma delle esagerazioni. Sta di fatto che questa parola illegittimo è una parola che gli rimase attaccata sempre, ed è per questo che il primo capitolo è esattamente questo qui. Illegittimo. Ci vuole una marea di anni perché Ted Bundy scopra effettivamente quali sono le sue origini, chi è suo papà, eccetera. I primi anni di Ted Bundy trascorrono in una situazione di apparente benessere. La madre sostanzialmente lo strappa al padre, che lui conoscerà da un certificato di nascita solo molto molto più avanti. E qui tra l'altro vi faccio vedere una foto subito, purtroppo in bassa risoluzione, meglio non si trova sulla rete, di lui con la mamma, che lo difenderà fino alla fine, tra l'altro il processo, da mamma innanzitutto, prima che altro. Qui abbiamo poi un Theodore Robert Bundy adolescente, e lui andò a vivere praticamente fin da piccolo in casa dei nonni, che sostanzialmente lo accolsero di comune accordo con la madre, lo accolsero come loro figlio, quindi la madre figurò fin dall'inizio come la sua sorella. Lui intuì fin da giovanissimo in realtà questa situazione. Qui abbiamo un'altra foto, poi torniamo a noi, un'altra foto della mamma in tempi insomma vicini a quella che sarà l'esecuzione del figlio. Theodore Robert Bundy questa situazione di illegittimità la vivrà con senso di castrazione e di mancanza di radici in maniera violenta fin da piccolo, per quanto lui disse sempre che il suo ambiente di crescita fu estremamente tranquillo. Probabilmente ci sono dei sospetti, ma non lo sapremo mai perché l'hanno fritto, ci sono dei sospetti che effettivamente lui abbia detto queste cose soprattutto per proteggere la madre, soprattutto negli ultimi giorni. Il nonno insomma viene descritto come una persona estremamente violenta addirittura nei confronti degli animali, che poi è diciamo uno dei punti fondamentali per la nascita e lo sviluppo di un serial killer. Una delle difficoltà comportamentali fondamentali di un serial killer è quella della violenza precoce sugli animali. Il nonno lo faceva vivere in un ambiente di violenza continua, di razzismo, di omofobia e di violenza nei confronti del vicinato in maniera continuativa. Questo oramai è un dato assodato. A un certo punto non è più sostenibile da parte della madre la situazione di sorella, e quindi prende Theodore e si trasferisce da altri parenti a Tacoma, nello stato di Washington, in alto negli Stati Uniti, in alto a sinistra vicino all'Alaska, in questo stato di Seattle, no? Esattamente, qua praticamente qua avverrà lo sviluppo seguente degli studi, della maturazione adolescenziale, di tutto ciò che verrà dopo insomma nella vita, e dell'inizio anche dei crimini di Robert Bundy. Che dire di Robert Bundy quando era giovane? In realtà lui prenderà il cognome Bundy solamente quando scoprirà nel 1969, grazie a un certificato di nascita, effettivamente chi era suo padre, un ex pilota dell'aviazione americana. Sostanzialmente che cosa succede? Lui cresce in questo ambiente con il nonno quando era molto piccolo, con la nonna che subiva elettroshock per una continua depressione, insomma abbastanza un disastro. Crescerà e diventerà praticamente l'emulo di un papà che non c'è per una mamma che deve fare tutta da sola, nel senso che diventerà perfetto, fornito fin dall'inizio dalla natura di un'intelligenza evidentemente importante, si distinguerà in praticamente tutte le discipline di studio in cui potrà in maniera eccezionale. Cioè Theodore Robert Bundy fino all'inizio degli omicidi, quindi fino sostanzialmente all'inizio degli anni 70, è una persona modello, è una persona anche troppo
introversa, addirittura eventualmente bullizzata dai compagni di classe, una persona sempre vestita, sempre con la riga nei capelli perfetta, una persona che non fa mai tardi a scuola, con voti altissimi, veramente eccezionale, apparentemente dall'esterno qualcuno di irreprensibile. Nell'interno addirittura già John Carpenter in Halloween e Rob Zombie nel remake di Halloween ci faranno capire che hanno preso qualcosa da dei piccoli avvenimenti in gioventù, perché all'età di 3 anni e mezzo Theodore Robert Bundy prese una serie di coltelli, quasi una dozzina, andò a poggiarli sul letto della cugina in ordine e poi la svegliò ridendo e guardandola con questi coltelli tutto attorno appoggiati sul letto. Evidentemente qualcosa nell'atteggiamento violento che Bundy aveva a sperimentare nella vita, oltre che in questa mancanza, queste spiegazioni non arrivate, insomma, relative alla sua vita, evidentemente qualcosa si era già fatto largo. Lui che cosa fa? Studia psicologia crescendo. Vi hanno detto che non faccio delle parti biografiche estreme, già la sto facendo abbastanza. Cresce, studierà psicologia, si laureerà col massimo dei voti. Poi si metterà a studiare legge, perché vorrà intraprendere una carriera politica che a tutti gli effetti intraprenderà nel Partito Repubblicano. Tant'è vero che fino ai momenti più vicini, ai tempi più vicini all'arresto, lui rimarrà a tutti gli effetti un rispettabilissimo cittadino e un rispettabilissimo candidato alle divisioni del Congresso statali per lo Stato di Washington e poi per lo Utah. Quindi, voglio dire, un personaggio di tutto rispetto. Il problema è che qualcosa all'interno, in relazione a quello che lui chiama il maggior tarlo della sua vita, cioè l'illegittimità e la sensazione di non radici, di mancanza di radici, rimane e si potenzia. E oltretutto la sensazione di odio per la madre, che non gli ha detto com'era la situazione, che lo ha sballottato da parenti, fra parenti vari, cresce. E qui è importante, secondo me, andare a citare immediatamente qualche piccolo punto di psicologia applicata allo studio del sadismo sessuale, perché stava, a quanto pare, sviluppando i primi punti fondamentali di quello che viene chiamata la sindrome di depersonalizzazione e di disumanizzazione del personaggio della madre all'interno di una persona di sesso maschile, con questo sentimento di distacco, ecco, dalle radici, e che evidentemente veniva fornito di violenza tutti i giorni e di pornografia, a cui arrivò e poi lui, insomma, gli diede parecchio peso alla questione pornografica. La disumanizzazione, la spersonalizzazione della madre vengono distinti, per esempio, negli studi dello psicologo Malamud della metà degli anni Ottanta, così come negli studi psicodinamici del celebre psicologo Robert Stoller alla metà degli anni 70, vengono definiti come una dei necessari punti di inizio per la carriera della vita di un serial killer di tipo sadico sessuale come Paul Lui, nel senso che quella necessaria divisione fra l'immagine della madre, che è vista in maniera terribilmente cattiva dal figlio, deve essere in qualche maniera tolta dalla scena, tolta dal teatro di questo tipo di mente, viene sostanzialmente sostituita da due immagini che per Bundy diventano estremamente importanti: l'immagine della Madonna e l'immagine della puttana. Nella maggior parte dei casi Madonna e puttana è esattamente il diciamo principio di divisione e di codifica del mondo femminile per un personaggio del genere, che tanto più è grave la violenza percepita dalla madre,
tanto più probabilmente con l'accesso anche alla violenza e alla pornografia potrebbero sviluppare una personalità omicidiaria di tipo sadico. Considerate che per Bundy, e io lo dico per quello che ho studiato, non con la certezza dei giudici che lo mettono a morte, quindi né da una parte né dall'altra, ma è probabile che statisticamente l'obiettivo di un sadico sessuale non sia assolutamente la morte della vittima. L'obiettivo è innanzitutto l'immobilizzazione e il totale controllo. Per alcuni questo può sviluppare la necessità di uccidere, okay, la vittima, per altri no. La maggior parte delle persone che lavorano, si divertono, eccetera, magari voi, tu, proprio tu, ti vedo, esattamente tu, guarda, tu, che usi le tue belle corde o che usi le tue belle fruste, sei a una porzioncina di quella roba lì, ok? È una porzioncina che tutto sommato può essere vista come divertimento. Ecco, se viene unita a tutta una serie di altre cose, può creare questo tipo di situazione. Questa scissione tra madonna e puttane è fondamentale. Per Bundy questa cosa avvenne. Venne aggravata tra l'altro perché nel 1967 lui conobbe quella che divenne la seconda Madonna della sua vita, Stephanie Brooks, ovvero la ragazza che gli fece perdere la testa, su cui lui andò a trasferire tutte le sue speranze di ricerca di femminile, perché non bisogna dimenticare che in un personaggio come questo la ricerca del femminile è l'accettazione del femminile dentro di sé, e quindi la non negazione del femminile dentro di sé, di quegli aspetti di tenerezza, di accoglienza, di empatia che sono tipici di una mamma, vanno ricercati all'interno di una compagna per la vita. Lui la trova, questa compagna non solo gli dice che lui non è adeguato, non solo gli dice che lui non gli piace più, probabilmente, per carità, non vogliamo fargliene una colpa a questa ragazza, gli dice anche che lui sarà un fallito tutta la vita, che non metterà mai quelle radici che già lui sentiva di non avere, e lo molla. Questo accade nel 1967. Questo è uno di quegli switch che avvengono all'interno di una coscienza evidentemente già molto malata, e si ottiene il risultato finale di avere, insomma, una trasformazione. La trasformazione a questo punto si sdoppia, o meglio, la trasformazione avviene nello sdoppiamento non soltanto della visione della possibile frequentazione esterna, ma della interazione del personaggio con il mondo esterno propriamente detto. Quindi Theodore Robert Bundy a quel punto diventa Theodore Robert Bundy, nel senso che diventa quel personaggio perfettamente inattaccabile all'esterno, con un fascino incredibile, ma a quel punto tutto il mondo della fantasia risucchia le sue possibilità di vita reale. Cioè, questo è un punto fondamentale per la psicologia di Stoller nel sadismo sessuale. Tutto ciò che non può avvenire all'interno della realtà avviene in maniera parossistica, avviene in maniera frenetica all'interno della fantasia. La fantasia diventa più importante della realtà. Nella maggior parte dei sadici sessuali la fantasia è più importante della realtà. Così avverrà per lui. Nella maggior parte dei casi non viene ottenuto del piacere sessuale. Il piacere sessuale viene ricercato, per esempio, con la masturbazione nel momento in cui la vittima è morta, o con la masturbazione dopo che è passato del tempo dall'uccisione, la masturbazione su dei pezzi del cadavere eventualmente depezzato. Non esiste una reale come dire, non c'è più quel legame che dovrebbe esserci a vari livelli in una persona, fra virgolette, normale, sana, fra io emotivo, quindi, e consumazione dell'atto. Il rapporto materiale con l'esterno è completamente slegato dall'emotività. La vittima diventa un oggetto, l'utilizzo di armi da taglio, per esempio, diventano dei prolungamenti del pene, diventa l'unico modo in cui si può interagire con la vittima. La vittima sostanzialmente non rappresenta più nessun tipo di interesse
per l'assassino, ma neanche nei basilari termini umani. Per l'assassino può diventare una di quelle due forme estreme di Madonna e puttana. In un caso così grave, ovviamente la Madonna è qualcosa che lui non avrà mai. La puttana è qualcuno che lui può identificare in ogni singola ragazza che ha l'aspetto, per esempio, della donna che l'ha mollato. E non gliene frega assolutamente niente, cerca queste belle more, cercherà queste belle more con i capelli divisi a metà, tendenzialmente studentesse, tendenzialmente di buona famiglia, tendenzialmente non fidanzate, le avvicinerà con dei sistemi abbastanza banali, nel senso che userà per esempio la scusa del braccio rotto, aiutami a caricare qualcosa in macchina, con la scusa del io sono un poliziotto, io qua sono anche già andato avanti questa sera, ragazzi, vi marcate, marchiamo visita qua con i capitoli, perché mi dimentico poi di lanciarli stasera perché sono bello in proviamo, vediamo. Ecco, l'ingresso in società era il fatto che lui si mette a studiare. Beh, ma comunque io non ti interrompo, prima di tutto perché non ho voglia di interromperti, e secondo perché comunque sei veramente molto bravo a spiegare, ed è essenziale quando si parla di personaggi come Ted Bundy e come tanti altri di cui hai già parlato, conoscere l'infanzia, conoscere che cosa ha vissuto da piccolo. C'è un commento che mi tocca in modo diretto, che appunto questo, sì, grazie, questo qua, della situazione familiare di buon Matteo Penzo farebbe una bella analisi del clan familiare. Infatti, finché parlavi io sono andato immediatamente a vedere la data di nascita, sai che ultimamente io mi sto dilettando in questo tipo di studi, e già la data di nascita ti dà tante informazioni. Per esempio, nella lettura degli arcani maggiori, adesso non voglio annoiare troppo, lui è un innamorato, e l'innamorato parla già di doppio. Sì, parla già di doppio. E anche il 7, sia il 6 che il 7, lui è un 24 novembre, quindi si fa la somma. C'è un nodo omosessuale nella personalità profonda, nel conflitto base all'imperatrice, che è il numero che rappresenta proprio la femminilità per eccellenza, la comunicazione, il passaggio di informazioni, perché lui comunque era un bravo comunicatore, era un bravo addescatore, come hai appena detto tu, era un bravo stratega. E quindi insomma è veramente importante capire per il vissuto delle persone, del perché sono diventate quello che sono diventate. E soprattutto mi interessa molto anche il fatto che tu abbia detto attenzione, perché veramente il limite tra quello che magari tu, sì, tu che stai ascoltando, puoi fare a casa nella tua camera da letto. Dico camera da letto così tanto per dire, ma potrebbe anche essere in salotto o in bagno. Diceva, sì, io lo ammetto, non so se era lui effettivamente. Però ecco, il confine è veramente molto labile, molto molto labile. Sì, sì. Sì, paradossalmente è molto labile, ma è anche grande. Il problema è che quello switch potrebbe essere in attesa all'interno della personalità di molte persone, senza che effettivamente lo sappiamo, perché il problema è la gestione del trauma. Quindi la gestione del trauma è diverso per ognuno, ed è diversa la capacità di reggere il trauma per ognuno. Quindi evidentemente è chiaro che poi io ho fatto quel video introduttivo in America. In America che cos'è che c'è? C'è una distanza reale fra persona e persona che è enorme, c'è uno stato sociale indegno, ci sono le armi libere, c'è una comunicazione che in realtà sembra accomunare gli americani, ma li accomuna su che cosa? Sul marketing, sulla pubblicità, sullo spettacolo, non li accomuna su una vera, come dire, solidarietà, ecco, di comunità. Questo può non essere vero per tutte le società, per tutte le comunità ovviamente, però sicuramente nelle grandi città questo è largamente così, lo vediamo anche dalle personalità di molti artisti che anche a me e a te piacciono, che piacciono a tanti, non semplicemente nei serial killer. Il problema è che qualcuno può non trovare sfogo e può introdursi in questo tipo di degenerazione, ecco, della mente, che parte magari con l'aggressività in termini di voyeurismo, e poi degenerare in tutt'altro. La sete di potere, la sete di controllo, gli Stati Uniti hanno due simboli,
uno è materiale, l'altro è filosofico, potremmo dire, che sono in realtà l'uno in stretto legame con l'altro. Il simbolo numero uno degli Stati Uniti è la pistola, l'arma da fuoco. Il simbolo numero due è l'arrivismo al potere. Almeno questo è, l'ho tagliato un po' con l'accetta, però... Al quale è stato messo il vestito del sogno americano, tra l'altro. Esatto. Se tu sei tagliato fuori in maniera estremamente violenta fin dalle prime parti della tua vita da questo tipo di situazione sovrasocializzata, come la chiamava il nostro amico Una Bomber, se ti senti fuori da quel gruppo che viene identificato, insomma, con le iniziative sociali, la libertà e la democrazia esportata con le armi, se non sei inserito in questo gruppo, può essere dura, perché ti trovi fuori dalla comprensione, e non c'è un cazzo da fare. Cioè, se tu sei fuori dalla comprensione, dalla solidarietà, puoi anche essere dentro la carriera politica, puoi avere mille donne, puoi fare tutto quello che vuoi, puoi avere tutti i beni materiali, eccetera. Però, secondo me, quando c'è una torsione del pensiero in questa maniera, rimane e peggiora. Cioè, non può migliorare. Sicuramente non può migliorare poi prendendo botte, violenze, bullismo, prese per il culo, rifiuti, confronti, in carcere, quello che succede, eccetera. Però questo, insomma, io lo dico sempre, per quanto mi riguarda, ho parlato anche nella puntata dei Mayhem, io ritengo incredibilmente giusto che ci sia una condanna massima nei paesi del nord, Europa una condanna massima a 21 anni, per esempio, nella maggior parte, sono già tanti, nessuno di noi credo avrà passato degli anni in galera, almeno per quelli che conosco io adesso qua, non so, ma comunque secondo me stare chiuso in una cella di 2 metri per 2, 21 anni, ok, cioè, al di là di tutto. Andiamo alla terza parte, così poi recupero col video, così andiamo avanti. Allora, i crimini. Su questo non c'è molto da stare a raccontarsi palle, nel senso che quest'uomo qua, grazie a questa macchina qua, questa Volkswagen, maggiolone, andava in giro a acchiappare donne, ragazze, principalmente universitarie. Queste sono una certa quantità delle sue vittime. Vedete che più o meno lo standard dal punto di vista estetico è lo stesso, simile, ed è vicino allo standard della sua fidanzata che lo lasciò, insomma, Stephanie Brooks. Ha ammazzato ufficialmente una trentina di donne. Lo ha fatto per la maggior parte della sua vita da fidanzato, ok, con questa donna qua, per cui anche questa tipica situazione che si verifica nella vita di persone che hanno uno sdoppiamento, una scissione di personalità praticamente completa. Lui era in grado assolutamente di tornare a casa dopo aver ucciso 2 persone e, come esattamente ha fatto, tornare a casa un po' stanco, un po' sporco e mangiarsi la minestrina. Esatto, nel suo caso, ovviamente, essendo americano, andava a prendere hamburger e gelato, ovviamente, ok, con sopra le ciliegine, però il concetto è un po' quello. Privo di alcun senso di colpa, suppongo. Tendenzialmente Bundy è probabilmente una delle persone che ha vissuto la sua vita criminale con un tasso di empatia, e quindi, come dicevamo prima, di considerazione dell'oggetto come nullo massimo, o meglio, tasso di empatia minimo, ovviamente, volevo dire, ma anche nel suo comportamento in carcere, tra l'altro. Lui vivrà il carcere, tra l'altro, da autodifensore,
quindi lui farà l'avvocato di se stesso, e venne preso in seria considerazione dal giudice, dalla giuria, e tutto perché era una persona non soltanto con una capacità di memorizzazione, di critica, di analisi di ciò che leggeva e studiava eccezionale, ma anche perché era una persona estremamente fascinosa. Ha fatto dichiarazioni di vario genere dentro e fuori il carcere, insomma è fuggito una volta dal carcere prima di essere riacchiappato ed ha riammazzato fra la fuga e il momento in cui è stato poi ripreso dalla polizia e messo definitivamente in carcere. Aveva la faccia, adesso voi dovete cercare di scindere quello che noi sappiamo di Robert Bundy, di Theodore Robert Bundy oggi, da cercare almeno di farlo dalla visione di una faccia del genere. Una faccia del genere in tribunale, secondo me, potrebbe essere tranquillamente quella di una persona che è lì per un'indagine di tipo fiscale. Un ragioniere. Perché effettivamente è stato in grado di gestire con il supporto di un assistente la propria difesa in maniera eccezionale. È stato in grado di gestire la propria difesa in maniera talmente eccezionale da ricevere addirittura degli attestati di stima dal punto di vista legale. Ecco, queste sono le cose che a me mandano ai matti, tra l'altro, perché negli Stati Uniti attestati di stima dal punto di vista legale da prosecutor, dimmelo che mi manca la parola, dal pubblico ministero. Okay. Dal pubblico ministero, così come dal giudice, non per quello che ha fatto ovviamente, né per quello di cui parlava, ma per la maniera, per il modo, okay, per la gestione della propria autodifesa. È stato particolarmente arrogante anche in carcere, in tribunale. Tra l'altro c'è una scena meravigliosa che potete andare a cercare, in cui lui si mette davanti al giudice, gli punta il dito: voi non potete, voi dovete stare. Il giudice molto anziano, cioè molto anziano, anziano ed esperto, gli dice: non mi punti quel dito, giovane ragazzo, addosso, non si permette, eccetera. Però poi recuperava la simpatia in ogni caso delle persone attorno a sé, tanto è vero che comunità cristiane, una vecchia comunità mormona, di cui lui faceva parte in gioventù, e una serie di attivisti hanno partecipato alla sua difesa attiva dal punto di vista del sostegno morale, insomma dentro e fuori le aule. È riuscito ad affascinare molto più di quanto sia riuscito ad affascinare Charles Manson. Tra l'altro Charles Manson ebbe a dire di Robert Bundy: io non ho niente a che fare con quell'individuo lì, Theodore Robert Bundy è un clown, eccetera. Secondo me Manson lo diceva perché sapeva un po' che fondamentalmente la differenza tra Manson e Bundy è che Manson fondamentalmente uno stracciaculo. Cioè, mi diverte la faccenda di Charles Manson, però rispetto a Robert Bundy, la capacità di stare in società, almeno apparentemente, di Robert Bundy è assolutamente inconfrontabile, okay, con quella di Manson. Manson era probabilmente un paladino delle cause perse. Manson diceva forse delle cose, Manson aveva un certo tipo di approccio politico. Bundy no, cioè Bundy lavorava e ha lavorato solo ed esclusivamente per se stesso, al 100%. Manson era anche un artistoide, se vogliamo anche dirla, sì, alla grande, insomma. Mentre noi qua abbiamo, a parte questa bellissima foto che ho trovato in cui fa il tenore, Bundy, guardate anche i capelli, cioè, insomma, curato fino all'ultimo dettaglio per tutto ciò che è stata la durata del processo, si è autodifeso in maniera estremamente efficace. Era un sadico sessuale atipico, questa è una cosa molto importante da dire. Nel senso che probabilmente è un caso unico, perché solitamente, anche qui si va per statistiche, però solitamente un sadico sessuale puro non ha gusto per la necrofilia.
nel senso che laddove la vittima non è più in grado di opporre resistenza e il sadico non può utilizzarla per il proprio piacere di controllo, che si sviluppa fino al, per esempio, gestire l'uccisione, che nella maggior parte dei casi avviene per strangolamento, in modo da poter guardare la vittima negli occhi e eventualmente andare a modulare, ecco, il movimento di strangolamento, l'uccisione. Tendenzialmente un sadico sessuale puro non ha più gusto, ecco, per la vittima morta. Nel suo caso le cose erano mischiate. È un caso veramente molto particolare. Lui si occupava sia del prima che del dopo, mettiamola così. Era 24 ore il signor Bundy, è tornato anche più volte a venerare, a masturbarsi e a fare usi impropri, insomma, dei cadaveri anche a seguito della morte delle sue vittime. Era un caso decisamente particolare. Il sadismo sessuale, adesso ne parleremo, è un particolare disturbo dello sviluppo emotivo sessuale e dell'identità di genere all'interno di un essere umano, che può prendere evidentemente delle strade molto molto violente. Visto che siamo ancora all'interno del processo, a me interessa, comunque delle vittime del processo, a me interessa anche farvi vedere un paio di cose che sono interessanti. La prima è la dichiarazione che il giudice fece nel momento in cui lo condannò. E il giudice Edward Coward disse a Robert Bundy: si occupi di se stesso, giovane. Si occupi di se stesso, e glielo dico sinceramente, è una grande tragedia per questa corte vedere un grande spreco di umanità come quello di cui ho avuto esperienza in questa corte. Lei è un giovane brillante, sarebbe stato un grande avvocato e avrei voluto vederla praticare davanti a me, ma hai preso un'altra strada. Partner, tra l'altro, partner, gli dice, mentre lo sta condannando. Si prenda cura di se stesso, non ho nessuna animosità verso di lei, voglio che lo sappia, ancora una volta si prenda cura di se stesso. Ora, che questo sia parzialmente dovuto alla capacità di, come dire, di affabulare, ecco, di Bundy, la capacità di influenzare con le parole, con il fascino, anche una persona di questo carisma come il giudice, probabilmente è vero, ma è anche vero che l'aspetto e il comportamento di Bundy, in termini di precisione nell'analisi, insomma, di tutte le questioni dei crimini, come si è occupato del suo processo, ha dato l'idea di essere una persona. È stata in realtà la sua condanna, cioè questo è quello a cui io volevo arrivare, perché negli Stati Uniti c'è una cosa allucinante, più allucinante che in Italia. In Italia risultare pazzo, poi dipende, se sei un mafioso che deve testimoniare o un mafioso, allora puoi diventi risultare normale. O diventi normale, sì, oppure puoi risultare pazzo insomma come niente, con una qualsiasi perizia, eccetera. Negli Stati Uniti una persona come Dahmer, che ha ammazzato, insomma, una ventina di persone, le ha fatte a pezzi, le ha mangiate, gli ha iniettato acido nel cranio per farne degli zombie, venerava i pezzi, li teneva nel frigo, li metteva in salamoia. Cioè, ragazzi, una persona così, cioè, nel senso, io qua faccio un assoluto. Una persona così non è una persona che sta bene. Cioè, potete dirmi tutto quel cazzo che volete, non è una persona che sta bene. Il principio di adesione alla possibile pena negli Stati Uniti è semplicemente il fatto che tu sia sufficientemente lucido e non offuscato dalle droghe, da possibili comportamenti indotti dallo stress e da una possibile collaborazione della vittima. Queste sono le tre principali i tre principali motivi di oh mamma mia, questa volta mi manca la parola, per cui una pena possa diventare più lieve.
Ok, questi sono i tre motivi. In tutti gli altri casi, se una persona sviluppa un comportamento di tipo sadico sessuale, di controllo, di violenza, di smembramento, eccetera, ma agisce in maniera logicamente retta, allora è sano di mente. E quindi è passibile di pena di morte. Ovviamente lui, essendosi difeso da solo in maniera così efficace, si è un po', come dire, si è ascritto alla lista della friggitoria per molti versi, perché si è dimostrato, ha messo nelle mani, insomma, del pubblico ministero esattamente quello che voleva, non tanto del giudice né tanto della giuria, che ha largamente applicato la legge principalmente. Una cosa interessante da parte di uno scrittore che io non apprezzo molto, ma che per fondamentalmente perché anch'io sono un paraculo e lo utilizzo per le mie necessità della botteguccia dei sigilli, è uno scrittore, Stephen Michaud, che ha scritto molti libri sui serial killer, in particolare ha scritto 3 libri, se non ricordo male, su Theodore Robert Bundy. In alcuni modi, in un certo qual modo, Ted Bundy è un'icona degli anni 70. Ha mischiato lo show business e la violenza in un modo che non era mai stato fatto prima. Il cuore degli Stati Uniti. Il cuore degli Stati Uniti, e anche di quello che vi ho fatto vedere all'inizio, è ciò che Ted Bundy ha cercato di riprodurre con il suo comportamento, in una maniera o nell'altra. Ted Bundy non è mai diventato adulto. Quel bambino che ha subito un danno non è mai diventato adulto. Quel bambino ha bisogno di essere ripagato in termini adulti, e lo fa con mezzi che sono largamente infantili. Questo è il punto. Quei mezzi infantili passano dal fatto che Teo, che è una brutta persona, se qualcuno cerca di fottergli il posto in coda mentre sta pagando 3 cose, si incazza e gli pesta, diciamo, il piede. Ok, mettiamola così. Theodore Robert Bundy probabilmente avrebbe fatto di più, però il concetto è quello, quindi non sottovalutiamo questa cosa, perché una parte infantile esiste. Se quella parte infantile non è mitigata dalla giusta quantità di presenza del femminile, e anche, insomma, questo è un discorso anche importante per quanto riguarda le costellazioni familiari, no? Immagino che tu mi possa confermare. Allora, ecco, le cose possono diventare veramente, veramente gravi. Adesso c'è l'ultima parte, che è strettamente, diciamo, 2 o 3 robe psicologiche. Se vuoi commentare qualcosa? Sì, assolutamente sì. Mi ha fatto un po' specie il fatto che tu abbia detto che comunque lui ha trovato sostegno anche in tribunale, anche alcune associazioni, organizzazioni, insomma, di cui lui ha fatto parte e che ha sostenuto a sua volta. Ed è una cosa che volevo dirti anche nella prima puntata, dopo mi sono dimenticato, che comunque queste personalità generano una sorta di venerazione anche, se ci pensi. Cioè, sì, abbiamo visto quella parte dell'America, ma comunque c'è una, possiamo dire, una minoranza, probabilmente, adesso non lo so in termini numerici, di persone che comunque tendono ad essere molto attratte da queste personalità. E in realtà vorrei che tutti quelli che ci ascoltano questa sera riflettessero un po' su questa cosa, perché i personaggi come Ted Bundy, soprattutto anche nelle serie televisive, nei film, ne abbiamo visti tantissimi. A me viene in mente Breaking Bad. Sì. È stato uno delle serie televisive che hanno avuto più successo negli ultimi 10 anni, forse la più di successo, e tutti amano quel personaggio lì, tutti amano Heisenberg, Walter White. Sì. È un personaggio iconico, e ok, uno può dire sì, vabbè, ma è fiction, è finzione. No, ragazzi, perché queste cose succedono davvero. Succedono davvero. Quindi farei riflettere le persone che sentono questo movimento dentro e a chiedersi come mai sento questa cosa qui. Esatto. Visto che si parla anche di psicologia, insomma, hai aperto questo tema. Guarda, gli esperimenti di Linz sulla motivazione,
ambientale dei crimini di natura sadico-sessuale a metà degli anni Ottanta è passata attraverso la sperimentazione di Progetto Ludovico. Per chi non sapesse, il Progetto Ludovico è il progetto a cui viene sottoposto Alex in Arancia Meccanica per, fra virgolette, aggiustarlo. Ok, esatto. Ecco, Linz l'ha fatto facendo guardare a una serie di adolescenti degli spezzoni e poi dei film interi di violenza, di pornografia e di sottomissione dell'immagine femminile, e la tendenza a una devalutazione del grado di violenza percepito era massima anche solo dopo una decina di passaggi. Dopo 25 passaggi degli spezzoni la sensazione era che fosse assolutamente normale. Noi guardiamo violenza, noi guardiamo purtroppo una buona quantità di famiglie hanno bambini che vedono dei comportamenti di un certo genere dell'uomo nei confronti della donna, hanno una visione globale della società che è quella che conosciamo, perché dobbiamo continuare a ricorrere all'idea che si nasce mostro quando abbiamo tutti gli strumenti per ammettere che nella maggior parte dei casi è sbagliato il sistema. Cazzo, non si nasce così, o perlomeno non ci sono prove che si nasca così. Hanno fatto ci sono contesti, assolutamente. Teo, io prima di farti andare avanti con la quarta parte, io adesso ti devo lasciare. Sì. E ti dico solo che, siccome è una puntata abbastanza importante e vedo che comunque ci sono molte persone collegate, molte stanno anche partecipando, tirala avanti finché vuoi, quindi non porti limiti, vai avanti fino a quando non sei stanco proprio, che non hai voglia di andare a letto, ecco. Quindi vai tranquillo. E io ringrazio comunque naturalmente te, perché sei veramente strapiacevole da ascoltare, nonostante gli argomenti, diciamo, non proprio leggerissimi, ecco, così. E grazie anche a tutti coloro che comunque seguono, visto che si è creata una bella community, e sono molto contento di questo. E noi sicuramente ci rivedremo tra 2 settimane e mezzo più o meno, perché come sai non ci sarò. Sì. E che dire, ti lascio concludere in bellezza, e concludere se devi concludere naturalmente, e salutami tanto Lu. Sì, certamente, guarda, adesso l'abbiamo sentito, stasera non gli rompo più i coglioni, però poi lo sentirò. No, secondo me verrà a trovarmi stanotte, te lo dico. Sai cosa fa? Può darsi, bisogna vedere se tu lasci, insomma, non so, disegnati un cerchio attorno, disegnati un pentacolo attorno al letto, non so, metti delle candele, del sale, ci sono. O magari gli preparo un grappino. Gli prepari, ma a quel punto viene di sicuro. Quindi, bene, Teo. Buonanotte a te, a Bandi, a Lu e a tutti voi. Ciao. Grazie ciao, mille. Ciao Luca. Ciao. Allora, io volevo, prima di procedere, ho visto una bellissima osservazione di Rosario, che è questa qua. Non è che il suo scopo era finire tutto per porre fine ai delitti. Guarda, questa è un'osservazione che è molto stimolante, perché il concetto della incapacità di fondersi con la società, che potrebbe portare a tutta una serie di comportamenti di tipo delittuoso, spesso può generare questo. Anche questa è diciamo teoria di tipo psicanalitico, soprattutto la si ritrova nei discorsi. Proprio non mi ricordo se era con te che avevo affrontato questo discorso in un commento, comunque nello sviluppo della personalità dionisiaca del fanciullo di Adler. In ogni caso, il fatto che inconsciamente si voglia andare a finire in una cella, o si voglia andare addirittura a finire condannati a morte per mettere fine alla propria incapacità di avere una relazione positiva con il mondo, non è da sottovalutare. Quindi questo è uno spunto molto 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 interessante. Questo era il seguito, insomma, di quello che hai detto, qualcosa di insito. Ragazzi, sono molto contento che
che stiate veramente commentando e stiate insomma collaborando parecchio. Ecco qua di nuovo Rosario, non uccide il diavolo ma tiene il guinzaglio, ognuno di noi, ci sono due lupi, uno cattivo uno buono, vince il lupo da cui dà da mangiare di più. Anche questo in qualche maniera fa da sfonda a tutto quello di cui stiamo parlando. Arriviamo alla quarta parte, che è una parte in cui andiamo a vedere quelle che sono alcune delle motivazioni principali, insomma, di questo, dell'insorgere di questo tipo di personalità. Allora, in realtà abbiamo già citato un po' di questi contenuti in maniera sparsa qua e là, ciò nonostante ci sono due o tre cose importanti che volevo farvi vedere, perché riguardo al fatto che si nasca o si diventi serial killer o sadico sessuale eccetera, che cos'è il sadismo sessuale? È un disturbo dell'identità di genere e sessuale in generale. Viene considerato un disturbo all'interno della comunità psicologica e all'interno della comunità psichiatrica come un disturbo che è strettamente legato ai disturbi dell'identità di genere che vengono insomma classificati, in cui vengono classificati anche l'omosessualità, la transessualità. A livelli estremi di abuso e distruttività e di sdoppiamento, come abbiamo parlato all'inizio, si può verificare la necessità di ricorrere a un comportamento di tipo sadico. Diversi esperimenti hanno cercato di spiegare questo tipo di comportamento. Innanzitutto, per fortuna, a me viene da dire, beh, io da questo punto di vista mi sento di parte, ma ciò nonostante affrontiamo tutte le possibilità. Innanzitutto, origini del comportamento coercitivo e sadico. Esiste innanzitutto una branca che è la teoria evoluzionista, portata avanti da alcuni scienziati e psicologi e psichiatri, tra cui Simon Shields, Thornhill, Marshall, Thyssen e Ellis, nel decennio che va dalla fine degli anni 70 alla fine degli anni 80, che riteneva la violenza sessuale un fattore quasi genetico. È stata smentita in modo definitivo dagli studi sulla biologia comparata alla psicologia del comportamento sadico e coercitivo, negando l'origine genetica dello stesso. Per andare a dire qualcosa in più, sostanzialmente sono stati fatti degli studi sul comportamento comparato e sulla ricchezza in termini di ormoni della crescita e di ormoni della sessualità all'interno del... Principalmente anche lì gli studi sono stati fatti sugli esseri umani di sesso maschile, ma ciò vale anche per le donne, ovviamente, e non esiste alcun tipo di legame fra la pulsione sessuale, le fantasie sessuali e la quantità di ormoni disponibili impiegati e che possono creare un'aberrazione. Quindi non esiste all'interno del sadico, non esiste all'interno dello stupratore, non esiste all'interno del massacratore di donne una reale componente genetica dal punto di vista ormonale, né dal punto di vista fisiologico, né dal punto di vista neurologico. Questo ovviamente l'ho allargato io rispetto alle quattro frasi che vi ho scritto qua. E questo tipo di posizione genetica è stata abbastanza abbandonata ed è stata piuttosto avanzata è stata avanzata e studiata la teoria del grande psicologo psicoterapeuta Robert Stoller del 1975, l'essenza della perversione o forma erotica dell'odio e della rabbia è necessariamente legata a un trauma infantile che viene trasformato in un trionfo adulto, seguendo le fasi della materializzazione dell'onirico al pratico, cioè dal sogno, dalla fantasia al pratico.
secondo i gradi di gravità dell'odio generato dal trauma originario, che è un po' quello di cui abbiamo parlato in relazione all'odio per la madre, all'immagine femminile e quant'altro per quanto riguarda l'uomo, e viceversa eventualmente per quanto riguarda la donna. Il caso di Eileen Wuornos, serial killer che ha subito un'infanzia di abusi incredibili e di violenze e di costrizione alla prostituzione, ne è un caso evidente, insomma, che non esiste modo per negare, insomma, che esista la controparte femminile. Questo tipo di studi di Stoller, che peraltro non è probabilmente uno degli psicologi più amati dal clan arcobaleno per le sue ipotesi in termini di sviluppo dell'identità di genere, eccetera, eccetera, e se volete approfondirlo, secondo me è molto molto interessante, ha dato un contributo importante alla non origine genetica dei traumi di tipo sadico e del comportamento, scusate, di tipo sadico. Anzi, è una fantasia di vendetta, una fantasia di vendetta. Il bambino, per diventare maschio o femmina, deve scindersi, insomma, dalla madre cattiva e disumanizzarla, come abbiamo detto prima, e riuscire a creare un ambiente in cui possano agire le sue fantasie, quindi non la realtà. Da qui lo sviluppo di quello che è l'unica interazione possibile con la realtà materiale, ovvero la violenza di tipo sadico sessuale. Questo tipo di studi sono stati poi approfonditi dalle teorie dell'apprendimento sociale, che secondo me danno un ulteriore sviluppo a questo molto importante. Malamud, che ho già citato prima, Zillman e Lynch, vede nello stupro il risultato di un'abitudine alla prevaricazione e alla disumanizzazione del ruolo e della persona della donna, appresa dai soggetti a rischio o persino dai soggetti perfettamente integrati, soggetti ad un ripetuto condizionamento di tipo ambientale. Cosa stiamo dicendo grazie a Stoller e grazie a Malamud, Zillman e Lynch e poi una serie di altri studiosi, e dal fallimento di quelli che sono stati gli studi invece dal punto di vista genetico, che fondamentalmente in termini statistici l'unione di un trauma da elaborare, difficile da elaborare o impossibile da elaborare all'interno dell'io umano, e contemporaneamente l'essere sottoposti a un ambiente che sviluppa questo tipo di tensione, sia violenta che una tensione di genere, quindi contro l'altro genere, sviluppa evidentemente facilmente questo tipo di estremizzazione, ecco, del comportamento sadico. Più che un caso ogni tanto che possa pure essere eventualmente imputato al fatto di uno che è nato estremamente violento. Quel tipo di discorso che fanno le persone che vogliono condannare queste persone a morte facilmente, che è ci sono un sacco di persone che nascono e crescono in situazioni difficili e non diventano serial killer, in realtà gli si rigira contro, perché allora bisognerebbe dirgli: chissà quante persone nascono con un certo tipo di istinto di violenza e non diventano serial killer, per esempio, al contrario. Quindi è chiaro che, secondo me, la motivazione va ricercata principalmente nello sviluppo, nella scissione dell'io, la parte emotiva, da quello che è la messa in pratica di fantasie che rimangono potenti come soddisfazione solo all'interno della fantasia e poi vengono trasformate in violenza, e dal tipo di sviluppo, dal tipo di concorso dell'ambiente in cui si vive. L'ambiente in cui si vive è anche quello, e io qua ci batto, ma perché questa cosa per me è importante, ma secondo me è fondamentale, l'ambiente è anche questo, l'ambiente delle bambine con scritto Burn Bundy, brucia Bundy, l'ambiente di personaggi Ted Bundy, aspettiamo che tu frigga, l'ambiente in cui c'è scritto Tuesday is Friday, martedì è venerdì, ovvero martedì è giorno di frittura, t-shirts di Ted Bundy, ok? Questo è l'ambiente, o altre belle cose, vabbè, addirittura qua faccia presidenziale con Burn Bundy, insomma, questo è anche l'ambiente da cui proviene questo si è presentato pure con la padella, cioè voglio dire,
Anche nel nostro paese, non pensiamo che sia solamente gli Stati Uniti, perché il nostro paese è un paese tranquillamente in grado, come abbiamo già detto, anche lì cercando di provocare, ma cercando di dire la verità, che facilmente in questo paese si passa dal non volersi prendere responsabilità e affidarsi al duce, e poi contemporaneamente, quando il duce fallisce, appendere il duce, perché l'italiano medio è tranquillamente in grado di non prendere responsabilità mai, e poi eventualmente di andare a lamentarsi. Questo a tutti i livelli, e lo stiamo vedendo anche ultimamente, perché finalmente parrebbe che ci sia un po' di gente che si è resa conto di tutta la merda che è stata fatta negli ultimi anni in Italia, però adesso insomma la colpa sembrerebbe comunque non facile da prendere. Ragazzi, questa sera riguardo a Bandi, insomma, è stata decisamente importante e lunga. Io vado a vedere se c'è qualcosa anche. Allora, Andusias, mi stai chiedendo questo sto di cose tipo la sculacciata durante il sesso è considerato sadismo? Ma guarda, allora, il sadico tendenzialmente è una persona. Può esserlo, adesso, a parte gli scherzi, c'è una grossa differenza fra il fatto che la vittima, fra virgolette, sia consenziente o no. Cioè, lo sviluppo è particolare, ma lo sviluppo di una personalità sadico-sessuale violenta viene innanzitutto considerata in funzione del fatto che lui vada o no a prendere delle vittime senza consenso. Questo è il punto fondamentale. Quindi anche tutte le altre cose, insomma, morsi, graffi, eccetera. Ora ragazzi, prima di andare, vediamo se avevo qualcos'altro da farvi vedere. Ah sì, abbiamo anche il libro della serata adesso, che vi volevo far vedere. Prima vi volevo far vedere una cosa, perché sto, e questo lo dico ovviamente facendo autopubblicità, andate a vedere le mie cose su Instagram, provate a vedere, sto facendo qualche piccolo esperimento di artigianato casalingo, perché mi piace molto parlare degli influencer, e mi piace molto parlare della perfezione degli influencer. Ho incominciato una serie di Il Perfetto Influencer, usando le mie ballerine per far vedere che cos'è effettivamente un perfetto influencer secondo me, utilizzando un pochettino, giusto un pochettino di ironia. Vi faccio vedere il terzo, ne abbiamo già utilizzato uno, due, vi faccio vedere questo qua che adesso ho appena buttato su, e insomma spero che vi piaccia, e poi ditemi la vostra. Io spero sempre che arrivi qualcuno a rompere i coglioni anche, perché bisogna avere un po' di contenzioso. Speriamo, vediamo un po' quali altri quali altri nomignoli posso prendermi. Oh, il perfetto influencer, fase 3, come al solito ci serve il nostro materiale, una ballerina crack apart, in questo caso seduta, che si sta facendo un selfie, un cellulare come al solito, e un paio di forbici opzionali in questo caso, perché andiamo semplicemente a prendere la ballerina che si fa un selfie così e le cambiamo posizione come è consona a una ballerina dei nostri tempi. Dopodiché prendiamo il cellulare e andiamo a mettere la ballerina nella sua posizione consona, ok, per i social network. Ecco il perfetto influencer, opzionalmente, perché in questo caso probabilmente non ce n'è bisogno, ma andiamo a eliminare la parte meno importante, come al solito. Ballerina, perfetto influencer, fase 3. Oh, e vai, perfetto influencer, via la testa che non serve assolutamente a niente. Chiunque fa un giro su Instagram in generale si rende conto della grande contributo che viene dato, insomma, dai perfetti influencer nelle loro posizioni migliori in Instagram. Detto ciò, e dopo quella che giustamente il signor Roberto dice, Marchetta, e ci mancherebbe, dai, sono anche, mi faccio pubblicità anche molto poco, in verità, va che lo rimando un'altra volta, ne potrei mandare, posso mandare un delirio. Tanto sempre così poi, alla fine. Ragazzi, il libro della serata è un libro di Edizioni Mediterranee. È un libro di Edizioni Mediterranee, nella fattispecie si chiama Le origini occulte del nazismo, di René Allot. Edizioni Mediterranee, l'unica che fa
libri di questo genere, che stampa libri di questo genere, il Terzo Reich e le società segrete di René Allo, le origini occulte. È veramente molto molto interessante, dalla Thule a tutte le società segrete portate avanti anche durante il nazismo e quant'altro. Un libro veramente interessante che vi consiglio. Tra l'altro, per chi dovesse capitare a Ferrara, bellissima città tra l'altro, le edizioni mediterranee hanno un banchetto stabile in piazza Ferrara, piazza del Duomo, quindi adesso vi dico la cattedrale, magari non esiste piazza del Duomo, comunque piazza del Duomo di Ferrara, banchetto delle edizioni mediterranee fisso, in cui io sono andato più volte, ho fatto man bassa insomma di libri delle edizioni mediterranee, ma li potete trovare anche nelle librerie esoteriche eccetera. Veramente un libro molto molto interessante. Vediamo quali sono i vostri ultimi contributi. Thule, esatto, Andusias, visti i tempi metterei pure un uomo, sì, in tutti i sensi, guarda, tu mi strappi le parole di bocca, Antonietta, perché ci metterei pure un uomo, ma esattamente nelle stesse identiche condizioni in cui io ho disegnato e messo la ballerina, in realtà, visto i tempi, esattamente. E non dico nient'altro, che è LeMay, che stasera, se no il primo strike ce lo becchiamo, non mi esprimo. Thule, Andusias, Thule, assolutamente, bellissimo, grazie. Ragazzi, siamo arrivati al termine di questa serata. Io, come al solito, vi ringrazio perché questa sera, insomma, vedo che le interazioni stanno aumentando di serata in serata, quindi sono molto molto contento. Ovviamente fate anche voi del passaparola, perché dobbiamo anche discuterci su questo tipo di argomenti. Questa sera Ted Bundy è una larga disquisizione anche dal punto di vista psicologico, insomma, interessante. Questa qua tu ti prendi la responsabilità, perché meine Herren Eistreue io non la traduco. Però insomma, ecco, come dire, in questo caso, indipendentemente dalle mie posizioni, stacco la mia responsabilità e il mio attacco a questo tipo di frase. Se volete, andate a cercare cosa significa e chi la tramandava e chi la utilizzava. Grazie Andusias, grazie mille ragazzi, io vi saluto, passate una bellissima nottata e ci vediamo probabilmente a questo punto. Io faccio un po' di pillole brevi durante la settimana e poi ci rivediamo giovedì, semplicemente perché sto facendo un pochettino di fatica a gestire questa roba e voglio fare le cose per bene come le stiamo facendo, per cui direi che ci vediamo giovedì prossimo in linea di massima. Buonanotte, responsabilità mia, chiaro, ma sì, anche mia, Andusia, solo che vabbè, tanto sappiamo, dai, sappiamo sappiamo benissimo, dopo ti faccio vedere una lavagnetta qua. Buonanotte a tutti ragazzi, buonanotte Ferrara, assolutamente buonanotte, grazie mille, grazie mille, buonanotte di nuovo, è la settima volta, ci vediamo settimana prossima e buonanotte. Ciao ciao.